E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di due film che, a dir la verità, uno è uscito da poco, l'altro è uscito 5 anni fa, che però io ho visto, mi sono recuperato adesso anche quello di 5 anni fa. E partiamo subito con la recensione di Spider-Verse, o insomma Spider-Man in versione animata. Allora, come al solito, io divido le cose in trama, personaggi e obiettivo. Allora, trama. La trama è che, del primo, il nostro Miles Morales, che è un ragazzo, mi pare di... sempre di... oddio, dov'è? Brooklyn, lui, sì, proprio Brooklyn, mi pare. Vabbè, comunque, praticamente... viene morso da un ragno che viene da un'altra dimensione e il Peter Parker di quella dimensione muore, quindi lui prende il posto di Peter Parker, quindi diventa lo Spider-Man della sua dimensione. E nel frattempo c'è anche un casino della Madonna in cui Kingpin fa una specie di macchinario che da qualche altra dimensione, in poche parole, vuole riprendersi la sua famiglia perché era morta in un incidente, una cosa del genere. Mentre la trama del secondo, a grandi linee, è che praticamente lui ha conosciuto vari Spider-Man nel primo che vengono nel multiverso, tra cui Gwen, del quale è palesemente innamorato. E si viene a scoprire che esiste praticamente questa squadra di Spider-Man di tutte le dimensioni che lavora per cercare di non far collassare il multiverso. E niente, praticamente la trama è, diciamo, più una, in questa volta, un preambolo di quello che sarà la seconda parte del film che poi uscirà, perché dovrebbero essere 3. E visto com'è finito, sicuramente saranno 3, visto che ci hanno lasciato un po' di merda. E allora, sinceramente, come trama, io non mi sento da dare chissà che cosa. Allora, io soggettivamente ve lo dico, mi sono proprio rotto il cazzo di questo multiverso di merda. Mi sono proprio rotto il cazzo di dover vedere le versioni diverse di Spider-Man. Io non voglio versioni diverse di Spider-Man. Io voglio Spider-Man. A me Spider-Man piace perché è così. Se tu me lo fai diverso, non mi piace più, perché non è più quello che mi piace. Cioè, mi potrebbe anche piacere, però è un azzardo comunque. Per di più, è una storia che abbiamo già sentito milioni di volte. Che palle, ormai sto multiverso non è più gli anni 80 che fai la teoria sul multiverso e sei trasgressivo, oddio che figo, ahaha. Ormai veramente c'è un film su 3, c'ha il multiverso di mezzo. Che palle, che palle. Che poi molte volte è una scusa per buchi di trama. Semplicemente multiverso, beh, tutto è possibile perché nelle altre dimensioni. Perché arriva questo personaggio, boom, buttiamoci al multiverso così non dobbiamo spiegarlo. Che bello. Questo è quello che succede in un sacco di film. Qui un po' meno. Devo ammettere che tra tutti quelli del multiverso che ho visto è il migliore. C'è poco da dire. È quello più coerente, diciamo. Però ci sono state delle cose che anche a me non sono piaciute, che però mi limiterò a dire. Non le dirò, perché potrebbero essere uno sbaglio se la saga fosse finita qui. Perché quello che mi fa storcere un po' il naso è che potrebbe essere un buco di trama, probabilmente potrebbe essere spiegato nel terzo. Quindi aspetterò il terzo, tanto farò la recensione quando lo guarderò, e vedremo se sarò soddisfatto oppure no. Per di più, che posso dire? Ci sono, ecco, secondo me dentro questo Spider-Verse ci sono veramente troppo,
troppo fanservice pure qui. Infatti non capisco perché la gente ha odiato quando i tre Spider-Man, quello di Raimi, quello di coso, di come cazzo si chiama, Amazing, e quello nuovo con Tom Holland si sono incontrati in un universo, però qui no. Cioè qui che è praticamente una... buttiamo tutti quanti i personaggi dei fumetti per far fare a tutti quanti i fan anche passati, tipo, oh guarda è quello lì, guarda, così. Perché qui non vi dà fastidio? Cioè è la stessa cosa alla fine. E anche qui, almeno nel primo, la trama è estremamente semplice, come in quell'altro Spider-Man. Quindi non capisco perché vi dovete incazzare così tanto. È leggermente fatto meglio, ma più o meno stiamo lì. Almeno il primo capitolo, ripeto. Comunque, trama per me di entrambi 5,5 per ora. Perché non mi ha convinto per niente, perché non... manca di ancora molte spiegazioni e tutto il resto, e non mi sento di dare di più, perché potrebbe veramente magari uscire un terzo che invece è una merda. E non mi sento di... sicuramente non è il punto forte la trama in questo prodotto. Sicuramente terrò conto nell'obiettivo il fatto che, beh ragazzi, è innegabile che sia una delle opere d'animazione a livello visivo più belle che siano mai state fatte. Quello proprio non posso dire un cazzo, è bellissimo da vedere, però io sono uno che comunque queste cose le guarda molto secondariamente, perché comunque sì, è bello, ma una volta c'erano dei cartoni che venivano fatti solo con una linea e potevano essere con molto più spessore di... un film tipo Avatar. Però vabbè, comunque la grafica non è tutto, questo dico, però lo metterò in conto perché qui la grafica, cazzo, è veramente spettacolare. Poi personaggi, allora qui ci sono dei personaggi che mi sembrano troppo forzati, veramente. Si dà importanza secondo me molto a un sacco di personaggi e altri invece te li buttano lì così. A me tipo nel primo ha dato molto fastidio che Peter Parker, la ragazzina giapponese col robot e il tizio che combatte i nazisti che è tipo Spider-Man Noir, che sicuramente esistono, però ragazzi smettiamola di dire questa cosa de... però è fedele ai fumetti. E sti cazzi che è fedele ai fumetti, sapete quanta merda c'è nei fumetti? Ma una cagata colossale c'è nei fumetti, veramente. I fumetti Marvel, a parte quelli lì ipercanonici della Madonna principali che conosciamo tutti quanti, molte volte sono delle cagate pazzesche, ma proprio che fanno schifo, ragazzi. E chi dice di no è perché non l'ha letti, oppure non c'ha un minimo di gusto personale, perché ragazzi, veramente, i fumetti della Marvel sono veramente la distruzione di quello che è una trama. Perché molte volte hanno fatto veramente, ok, adesso allora torno indietro, però beh, devo inventare una scusa, vabbè, multiverso, mo però, cazzo, quello era morto, adesso mi serve, vabbè, resuscita, multiverso, e vabbè, insomma, non vi appellate ai fumetti. Mi hanno dato un po' il cazzo perché sono messi lì giusto per far fare due risate allo scemo di turno, perché c'è veramente alcune cose non fanno ridere per niente, regà, dai, sono veramente tristi, e per farti appunto fare di nuovo così random, no, non è così che si mette un personaggio, perché è inutile, e se è inutile perché l'hai messo? Semplice, vabbè, comunque questo vale per i personaggi secondari. Invece ci sono un sacco di personaggi che adesso alzeranno il voto, che sono stupendi, veramente stupendi. Allora, innanzitutto il Peter alternativo, che è veramente il Peter più sfigato di tutti, è fantastico, ragazzi. Ed è bello perché è imperfetto, è bello perché ha tutti i suoi problemi, è bello perché non è il classico perfettino che fa... c'ha i suoi problemi, li affronta, ma anche male,
insomma, prima non è che li affrontava nemmeno tanto, però comunque ha il suo perché. Poi Gwen e il rapporto con il padre, bellissimo, ma soprattutto, raga, i genitori di Miles, quelli sì che fanno ridere, perché non sono quelli che fanno le battute del meme su Instagram che fa o così, che ok, sì, te può pure far ridere, però non è cinema quello, raga, cioè davvero. E quelli fanno veramente battute perfette per il loro personaggio, per l'ambiente in cui sono, mi hanno fatto ammazzare dalle risate. Sono veramente spettacolari i genitori, spettacolari, cazzo. E devo dire, loro sono forse i personaggi che mi sono piaciuti di più, tranne neanche nel secondo, che è Macchia, veramente spettacolare pure lui, bellissimo, cazzo, cioè veramente figo in culo. Tant'è, infatti, ai personaggi darò un 7,5, dai, un 7,5. Poi, andando all'obiettivo, allora, ragazzi, l'obiettivo di sicuro non era portare appunto un film d'animazione in stile anni 2000, in un certo senso, in cui la storia era il fulcro del cartone, come io sono abituato e come, a dire la verità, è questo quello che fa il cinema, racconta delle storie, però vabbè. Qui è più un far vedere appunto delle scene bellissime, un'animazione stupenda, e per di più condirla con una trama e dei personaggi niente male, ma niente di che pure. Quindi non è che il problema è questo. Ho visto un sacco di persone gridare al capolavoro. No, ragazzi, non è un capolavoro. Cioè, in cosa sarebbe un capolavoro? Nel disegno, ok, va bene, perfetto. Però basta, cioè, tutto il resto no. E lo dovresti allora vedere come disegno, come animazione. Un capolavoro d'animazione, ma non di cinema. Perché appunto ha delle falle che per ora non dirò, perché voglio vedere un po' il terzo quello che dice. Però comunque ci sono, e penso che un occhio attento le ha notate, a livello di trama soprattutto. Comunque l'obiettivo appunto era portare un qualcosa di rivoluzionario a livello di animazione, ci sono sicuramente riusciti, quindi mi sento di dargli un 8 all'obiettivo, assolutamente sì. E che dire, io avrei dato anche un po' meno, sinceramente, perché voglio trattenermi un po', però oggettivamente ci sta. Abbiamo detto 5,5, 7,5 e 8. Quindi facciamo un 7 meno, dai. Un 7 meno, un 7. Un 7. Dai, un 7. Ci sta. E niente, ci vediamo al prossimo obiettivo, che sarà il doppiaggio di Spider-Verse, insomma, Miles Morales, qualcosa del genere. Probabilmente o faccio Macchia o faccio Peter. Sì, mi ci potrei trovare. Bye bye.